Buongiorno a tutti, benvenuti alla presentazione del Market Report Milano-Roma, edizione H2 2022, sviluppata da Engel & Völkers con la collaborazione e il supporto scientifico di Nomisma. Io sono Chiara Pellizzoni, Senior Analyst e Project Manager di Nomisma e sono nella prestigiosa sede del Market Center di Roma, in compagnia degli amici di Engel & Völkers che insieme a Nomisma hanno curato e ideato il Market Report. Il Market Report riguarda le residenze di pregio, è un osservatorio ormai di tradizione da qualche anno, ogni con cadenza semestrale pubblichiamo questo osservatorio e che dà insights sul mercato per il semestre che si è appena concluso e che fornisce un outlook per il semestre che è appena iniziato. Presento gli ospiti che sono qui con me, Elio Cordeiro Teixeira, Managing Director del Market Center di Roma. Buongiorno Chiara, buongiorno ai colleghi, è un piacere ospitare ancora una volta il Market Report a Roma e soprattutto i colleghi di Milano che saluto. Ringraziamo Elio per la cortese ospitalità in questa sede importante e prestigiosa. Francesco Enrico, Team Leader del Market Center di Roma. Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti e ben ritrovati col consueto appuntamento. Per il mercato di Milano saluto Roberto Magaglio, License Partner Engel & Völkers Milano. Buongiorno a tutti, grazie e grazie ai colleghi di Roma per l'ospitalità. E Marco Sorbara, Direttore Generale Engel & Völkers Milano. Grazie Chiara, buongiorno a tutti e grazie ai colleghi di Roma per l'ospitalità. Questa presentazione si svolgerà in alcune parti. La prima riguarderà un intervento di Luca Dondi dell'Orologio, amministratore delegato di Nomisma, che ci darà un quadro del contesto macroeconomico italiano e internazionale per poi scendere alle dinamiche che impattano direttamente sul mercato immobiliare con un outlook sul 2023. Arriveremo poi in qualche modo a imbuto su i due mercati di interesse, i mercati delle due principali città italiane, delineandone le consistenze degli scambi e in particolare sul mercato di pregio le tendenze che sono state rilevate nell'anno in corso e in prospettiva. Da ultimo, ma non per importanza, ed anzi è il cuore di questo evento, la tavola rotonda che vedrà protagonisti gli esperti di Engel & Völkers riguardo ai mercati di Roma e Milano. Quindi che cosa è successo, che cosa sta succedendo in questa prima parte del 2023 e cosa ci si attende accadrà in questo primo semestre. Do quindi la parola a Luca Dondi che ci segue da Bologna e ringrazio Luca per il suo intervento. Buongiorno e bentrovati, sono particolarmente lieto di portare il mio saluto a voi e a chi ci ascolta all'interno di una manifestazione ormai diventata consueta per il mercato immobiliare italiano, che è quella di monitoraggio del segmento delle residenze di pregio di Milano e Roma che Engel & Völkers porta avanti insieme a Nomisma ormai da molti anni. Si è chiuso un anno particolarmente favorevole, caratterizzato da un incremento significativo di compravendite e locazioni, in cui non è mancata una dinamica espansiva anche della componente valore, quindi sia prezzi che canoni sono aumentati in maniera decisamente consistente. All'interno di un'annata particolarmente brillante non sono mancati tuttavia i segnali di rallentamento che si sono affacciati anche sul mercato italiano sul finire del 2022. L'inflazione ha incominciato a far sentire i propri effetti sul carrello della spesa, sulle capacità di spesa delle famiglie, e questo in qualche modo ha raffreddato alcune propensioni, in particolare le propensioni all'investimento, che risentono inevitabilmente di un deterioramento del quadro macroeconomico generale. Deterioramento che però non ha portato a quella paventata recessione che avrebbe, quella sì,
probabilmente depresso ulteriormente le prospettive economiche generali e del settore immobiliare in particolare. E quindi con ottimismo che dobbiamo guardare al 2023, in cui probabilmente ci sarà una ulteriore manifestazione di debolezza di parte della domanda, in particolare della domanda che non può prescindere dal credito, ma dovrebbe essere una manifestazione di debolezza limitata ai primi mesi dell'anno. Già prima dell'estate dovrebbe tornare qualche bagliore di luce dal punto di vista delle prospettive economiche generali, con l'inflazione che dovrebbe finalmente recedere, piegata dai continui aumenti dei tassi di interesse che la Banca Centrale Europea ha messo in campo proprio per cercare di contenere la fiammata inflattiva. E con il ritorno del sereno sul clima economico generale arriveranno anche i benefici per il settore immobiliare, che farà registrare un arretramento in termini del numero di scambi nella prima parte dell'anno, ma poi riprenderà la dinamica espansiva che lo ha caratterizzato nel corso dell'ultimo biennio. Aspetti positivi che dovrebbero riguardare anche i valori: ci sarà una sostanziale stabilizzazione nella prima parte dell'anno, quindi senza ripiegamenti, perché il valore immobiliare è particolarmente rigido nelle prime fasi di inversione ciclica. Una volta ripristinatosi quel clima favorevole dal punto di vista economico generale, anche le dinamiche del settore immobiliare dovrebbero allinearsi e tornare ad essere improntate da quell'ottimismo che ha caratterizzato il settore negli ultimi due anni. E quindi una pausa di qualche mese all'interno di una dinamica che si mantiene molto positiva, quella che dobbiamo aspettarci e che probabilmente penalizzerà la prima trimestrale dell'anno, forse anche la seconda, ma che già a partire dall'estate dovrebbe lasciare di nuovo spazio a un orientamento marcatamente rialzista. È chiaro che è un quadro soggetto a molte incognite, molte delle quali sono di carattere esogeno e dipendono da fattori che poco hanno a che vedere con il mercato immobiliare, ma di cui il mercato immobiliare inevitabilmente risente. È però con un certo qual ottimismo che credo si possa guardare alle future sfide proprio alla luce della capacità che il mercato immobiliare ha dimostrato nel corso del periodo post-pandemico, in cui la crescita ha immediatamente ripristinato e poi successivamente travolto i valori che erano stati faticosamente conquistati nel pre-pandemia fino al 2019. Vi auguro un buon lavoro, una buona giornata e vi do appuntamento alla prossima occasione dell'Osservatorio sulle residenze esclusive di Anglian Fulton insieme a Nobismo. Grazie Luca, molto interessante. Come è evidente a tutti gli esperti del settore, ma anche a chi comunemente legge i giornali, questo è un momento che dal punto di vista macroeconomico e dal punto di vista di impatto su tutti i settori particolarmente fluido. Le variabili geopolitiche, economiche, le tensioni che si stanno verificando a livello globale non possono che impattare sulle politiche monetarie delle maggiori banche centrali, e come sappiamo questo riguarda anche la Banca Centrale Europea, che sta innalzando i tassi progressivamente ad ogni seduta del Consiglio Direttivo. Si attende un incremento dei tassi anche per marzo, e questo evidentemente, come ha già detto Luca, impatterà sulla capacità sul potere d'acquisto, sulla capacità di investimento delle famiglie, soprattutto per quanto riguarda la fascia media del mercato, venendo alle nostre dinamiche immobiliari. Corredo le informazioni già date a livello macro da Luca Dondi con qualche informazione specifica su Milano, supportata da qualche slide che potrà aiutare a seguire meglio il filo conduttore.
E per quanto riguarda le compravendite, come è andato il mercato di Milano? A Milano i primi tre trimestri del 2022 hanno segnato un interessante più 10,4%. Roma si è fermata al 6,7%, ma nelle dinamiche tipiche che riscontriamo tra Roma e Milano, questo è un risultato assolutamente in linea con le aspettative di inizio anno. E segnalo tuttavia un dato che è rivelatore e che riguarda Milano. Come vedete, nel Q3 2022 Milano già segnava un meno 5,1 tendenziale, ovvero sul Q3 dell'anno precedente, mentre Roma ancora aveva un risultato positivo, sebbene modesto, ma pari all'1,9%. L'Italia sta, per darvi un termine di paragone, all'1,7%. Cosa significa questo? Significa che Milano, come sempre, è anticipatore. È anticipatore nell'inversione del ciclo, è anticipatore nella inversione nel bene e nel male. Se guardiamo all'indice Nomisma di performance residenziale per quanto riguarda il lungo periodo del ciclo 2000-2022, che riguarda il ciclo immobiliare in corso, voi vedete che Milano, rispetto ad un panel preso come benchmark delle 13 grandi città, Milano ha già dal 2017-18 superato di gran lunga l'equilibrio ciclico, distaccando le altre grandi città, quindi capoluoghi di area metropolitana, Roma compreso, per quanto riguarda i cinque principali indicatori di mercato, che sono le compravendite, la domanda, i prezzi medi, gli sconti, i tempi di assorbimento, quindi tutti quegli indicatori con cui tipicamente si analizza un mercato immobiliare, che sono anche quelli che nel concreto guidano l'operato e le valutazioni poi degli esperti sul territorio. Ecco, a parte la flessione del 2020, che è quella fisiologica del Covid, che ha riguardato chiaramente tutti i mercati, non solo italiano ma anche europeo, Milano nell'ultimo semestre mostra una lieve flessione, che non è una flessione assoluta, non va letta come una curva di flessione di variazione negativa, ma denota un lieve rallentamento delle compravendite, che è quello che troviamo in quel meno 5,1 di cui abbiamo parlato prima, e anche per certi versi una stazionarietà dei prezzi medi in alcune zone. Vedremo infatti che Milano, come anche Roma, in questo semestre è andata un po' a macchia di leopardo per quanto riguarda i prezzi medi, che in alcune parti del centro storico, ad esempio, si sono mantenuti stabili, mentre in altre parti hanno continuato a crescere. Roma invece si è del tutto allineata, anzi ha anche un po' sorpassato il benchmark, la media insomma, delle 13 grandi città, allineandosi completamente dopo anni in cui era stata al di sotto. Quindi quello che abbiamo già segnalato nello scorso semestre è che Roma sta cambiando passo. Dopo il Covid, per varie ragioni di in qualche modo efficientamento del mercato, si è avvicinata alle dinamiche tipiche di una città europea, e questo è confortato anche dai dati dell'ultimo semestre. Per quanto riguarda l'outlook dell'H1 2023, abbiamo, con l'aiuto degli agenti di Engel & Völkers Milano e Engel & Völkers Roma, abbiamo raccolto sul territorio le tendenze per l'anno prossimo, e qui le riportiamo in modo sintetico. Come potete immaginare, quartieri, aree sono come sono organismi variegati con punti di interesse. Se ad esempio Roma sono più o meno vicini a un punto di interesse storico, evidentemente una quotazione o un interesse può del tutto cambiare. Lo stesso Milano rispetto al centro storico propriamente definito versus la cerchia dei bastioni. I contratti sono attesi stazionari per tutte le zone a Milano, e invece la locazione stazionaria o in crescita.
La locazione è ripresa, faccio un piccolo inciso, in entrambe le città, è ripresa dopo il Covid, dopo il periodo Covid, in modo importante, e il tema che si rileva principalmente è quella, al contrario, della scarsità di un'offerta adeguata, soprattutto per un mercato, quello di pregio, che è l'oggetto del nostro osservatorio. I prezzi sono stazionari, come abbiamo detto, o in crescita, e così i canoni a seconda delle zone e delle situazioni di mercato. Non molto diversa la situazione di Roma: stabili i contratti nell'Outlook H1 2023, i prezzi stabili, con una zona ovest che invece denota una crescita, la locazione stabile o in crescita in zona nord soprattutto, e in zona sud con stabilità in centro storico e Prati Vaticano e nella zona ovest. Queste un po' le evidenze che sono emerse dal Market Report, ma adesso proviamo a fare un affondo sul mercato con la voce degli esperti, e darei inizio alla tavola rotonda partendo dal padrone di casa, Elio Cordeiro, Managing Director del Market Center di Roma, e a cui chiedo come è andato su Roma il 2022 e che cosa vediamo in questi primi mesi del 2023. Grazie Chiara. Allora, partendo da un'analisi dal nostro punto di vista sul mercato romano, io devo dire che rispecchia moltissimo quello che è stata l'analisi di Dondi e in seguito le tue osservazioni. Allora, il 2022 per noi è stato un anno comunque positivo. Abbiamo fatto un più 14% in termini di transazioni e di volume di fatturato sul 2021. E se confrontiamo l'andamento con il 2020 stiamo oltre il 50% di crescita, quindi assolutamente un anno positivo, un anno che si è contraddistinto per due tappe fondamentali e diverse: un primo semestre che sulla scia del 2021 ha continuato con una domanda molto forte e tutto sommato con un'offerta in grado di soddisfare i clienti. Dopo l'estate è iniziato un periodo in funzione della crisi che non si è risolta, dell'aumento dei tassi, dell'inflazione, di tutta una serie di cose, dove l'intenzione soprattutto di sostituzione della prima casa si è fermata. No? Si è fermata perché comunque c'era un momento di attenzione, di riflessione sull'andamento del mercato. E questo ha causato due aspetti fondamentali. Uno, il rimando di un'eventuale operazione immobiliare, ma anche una bassa emissione di nuovi prodotti sul mercato. Quindi questo è stato evidente nel secondo semestre. Quindi un primo semestre sulla scia del 2021, un secondo semestre in crescita, soprattutto sulla fascia di pregio, però con una riflessione marcata da parte dei clienti. No? Questo comunque non ha cambiato la forte domanda. La domanda continua ad essere molto, molto forte, l'offerta non totalmente all'altezza, e questo è un pochino il quadro che stiamo vivendo fino alla fine del 2022. Per quanto riguarda i prezzi, l'andamento è stato stabile, senza particolare oscillazione né in alto né in basso. Per quanto riguarda invece i tempi di transazione, siamo stati nella media da 4 a 6 mesi, però con delle punte molto interessanti sugli immobili considerati validi, che sono stati commercializzati velocemente e spesso in sovrapprezzo, quindi con la volontà dei clienti, una volta individuato il prodotto corretto, di non perdere l'opportunità. Quindi un mercato fondamentalmente molto equilibrato, con una forte domanda e con dei segnali sull'offerta in sofferenza. Questo è un pochino il quadro complessivo, comunque positivo per il Market Center per quanto riguarda il 2022. Per quanto riguarda invece il 2023, non ci sono dubbi che siamo di fronte a una situazione dove
l'offerta è nettamente inferiore rispetto alla media dell'anno scorso. E questo dobbiamo cercare di colmare con non solo un'offerta di servizi all'altezza della rassicurazione dei clienti, ma anche una domanda molto attiva potrebbe dare più fiducia a chi vuole sostituire la propria casa o investire su un nuovo immobile. Tuttavia noi pensiamo che dopo Pasqua, dopo l'assorbimento di questo che è la nuova situazione di mercato, diciamo la situazione complessiva potrebbe subire un miglioramento, come un pochino è il sentiment di tutti gli altri colleghi. Per quanto riguarda Roma, la città non ha e non ha fatto e non farà lo stesso sviluppo che ha fatto Milano, dove magari ha decentrato le aree di interesse, no? Roma, da questo punto di vista, anche in funzione delle caratteristiche storiche della città, ha una composizione, una conformazione molto chiara, no? Il centro storico, i quartieri di pregio intorno e diciamo una periferia, tra virgolette, dove si sviluppa il nuovo prodotto, che è un mercato che attualmente non trattiamo abitualmente, no? Quindi fondamentalmente Roma si basa sull'investimento estero, sull'investimento sulla affitti brevi e sulla sostituzione della prima casa. Quindi anche l'aspetto green è molto più interessato al nuovo che viene costruito soprattutto intorno alle zone del raccordo anulare e molto meno all'interno della città. Quindi tutti gli aspetti legati a quello che viene chiamato green è demandato al cliente che compra e poi ristruttura la propria casa. Quindi il nostro sentimento è di un miglioramento del mercato a partire dal secondo trimestre, però con una forte focalizzazione dell'azienda nel erogare un servizio di maggior qualità. Per quanto riguarda invece le zone di interesse, proprio per il mancato investimento su infrastrutture a Roma, hanno ripreso vita i quartieri semicentrali storici. Quindi oggi è molto chiaro che gli immobili di pregio nelle singole zone, e per pregio non intendo lusso, intendo buoni immobili nelle singole zone, sono quelli che vanno per la maggiore. Quindi Roma conferma la sua configurazione, conferma un interesse rinnovato sulle buone zone semicentrale, a volte anche in alternativa al centro storico, e non c'è dubbio che il mercato di pregio continua ad avere un forte richiamo verso i clienti. A media scadenza noi pensiamo che la riqualificazione di alcuni immobili storici nelle aree centrali possono immettere sul mercato un nuovo prodotto che ha una richiesta molto forte, ma una pochissima offerta in questo momento. E questo è un mercato che si sta timidamente sviluppando e che noi pensiamo possa essere per Roma una grandissima soluzione, anche in funzione del metro quadro di Roma, che rispetto ad altre capitali europee è ancora molto molto competitivo. Non è una città business come potrebbe essere Milano, come è Milano, ma è una città che ha dei chiami molto interessanti. A media e lunga scadenza invece noi pensiamo che il PNRR possa beneficiare la città. Sono previsti circa 245 nuovi progetti a Roma, speriamo che i soldi siano ben investiti. Sono previsti oltre 1.500 milioni di euro in infrastruttura e in vari settori, e che se sommiamo questo al giubileo del 2025, noi pensiamo che Roma possa avere nei prossimi 2-3 anni una tendenza positiva del mercato. Quindi la nostra strategia attualmente è prudente, non sottovalutando il momento che stiamo vivendo, ma anche tra virgolette strategica, perché siamo fiduciosi che il mercato risponderà positivamente ancora. E da questo punto di vista l'azienda sta investendo ulteriormente su Roma, con l'obiettivo di coprire in un modo più capillare ancora l'intera città,
con l'apertura nel secondo semestre di una nuova e importante sede che si va a affiancare al Market Center attuale. Quindi questo è in linea di massima quello che è il nostro sentimento verso il 2023 e gli anni successivi. Grazie Elio. Grazie a te Chiara. Francesco, per quanto riguarda il mercato della locazione. Ciao Chiara, di nuovo buongiorno a tutti. Dunque, la locazione su Roma devo dire che si mantiene sempre viva e frizzante come mercato, caratterizzata da una domanda molto elevata, l'abbiamo vista nel 2022, una domanda fatta sicuramente da una parte estera, completamente rientrati trasferimenti ormai su Roma, varie ambasciate, enti internazionali, una domanda locale che cerca più i quartieri semicentrali, lasciando un po' il centro storico che, complice la definitiva ripresa del turismo, è diventato più caotico ed è oggetto di maggiore interesse magari dello straniero tipicamente under 35 che preferisce vivere la città di Roma, o di tutto quello che è il comparto politico, che insomma ovviamente con le recenti politiche del settembre scorso movimenta la ricerca sul centro storico. Di contro abbiamo vissuto un periodo di offerta in progressiva contrazione, come dicevo prima la ripresa del turismo ha sottratto tanti immobili a uso residenziali a vantaggio di quello extraalberghiero, le classiche case vacanze e B&B, quindi abbiamo visto un 2022 con una elevata domanda e prodotto sempre più scarso, soprattutto quello di qualità. Devo dire che nonostante tutto, guardando diciamo in casa nostra, siamo riusciti a mantenere un 2022 in linea col 2021, anzi anche con una leggera crescita sul numero, sul fatturato della locazione, circa un più 5%, che a mio avviso è un ottimo risultato, perché ci paragoniamo con un 2021 in cui invece c'era molta più offerta perché vi era lo strascico di quelle che erano le case vacanze, che invece temporaneamente erano entrate nel residenziale. Interessante notare nel 2022 una particolarità della domanda: è cresciuta molto la domanda transitoria di breve e medio periodo, quindi non intendo quella del classico affitto breve inferiore ai 30 giorni, bensì la richiesta di 2, 3, 6, 7 mesi fino ai 12 mesi. Caratterizzata, particolare questo, insomma, caratterizzata da persone che, potendo lavorare completamente da casa, soprattutto diciamo stranieri, decidono di trascorrere 2, 3, 4 mesi a Roma. E questo è un segno di come poi il Covid abbia cambiato molte abitudini, cosa impensabile qualche anno fa. In aggiunta a questo anche diciamo il settore del cinema, che ovviamente su Roma trova un set naturale, domanda molte locazioni transitorie di 2, 3, 4 mesi per tutto quello che è lo staff, attori, registi di primo o di secondo livello, che preferiscono prendere diciamo in locazione spesso delle ville prestigiose per avere una maggiore privacy e riservatezza rispetto alle case vacanze. Quindi comunque un 2022 non era semplice proprio per la contrazione dell'offerta che c'è stato, e ci vede comunque soddisfatti. Grazie a te e a voi. Passo invece al mercato di Milano e chiedo a Roberto Magaglio, license partner Engel & Völkers Milano, come è andato il mercato di Milano nel secondo semestre 2022 e come sta andando in questi primi mesi. Grazie Chiara, grazie a tutti e buongiorno a tutti. Il 2022 per Engel & Völkers Milano è stato un anno eccezionale. Siamo cresciuti del 29% in termini di fatturato nel 2022, dopo una crescita del 30% l'anno precedente, per cui una crescita su un'ulteriore grande crescita. Sostanzialmente abbiamo effettuato circa 140 transazioni con un valore medio di circa 970.000 euro ciascuna, per un transato di circa 139 milioni. In controtendenza rispetto a quanto diceva Chiara prima, noi non abbiamo vissuto rallentamento dell'ultimo semestre del 2022, anzi abbiamo un po' accelerato. Il 2022, come dicevo, è stato un anno eccezionale, abbiamo visto il boom del nuovo e abbiamo sperimentato un'ulteriore apertura della forbice tra nuovo e usato. Poco più di un anno fa iniziava la guerra in Ucraina e dicevamo che il mercato era stato molto resiliente a questi aspetti, a tutti gli, diciamo,
a tutti gli effetti negativi che la guerra si è portata dietro, aumento dei tassi, costi energetici, inflazioni, materie prime e così via. Oggi però diciamo che da settembre in avanti questi aspetti un po' si fanno sentire, rallentando un attimino mediamente nel mercato il ritmo delle compravendite. Mediamente serve un po' più di tempo e lo sconto è in leggero aumento. Noi siamo molto fortunati perché viviamo nella parte più pregiata del mercato e questa diciamo è la parte più tranquilla, più serena, più al sole, più dove diciamo questi effetti negativi si sentono meno. Anche gli sviluppatori hanno un po' accusato il colpo a causa dei ritardi nella supply chain e dei rincari delle materie prime, e oggi guardano con più prudenza diciamo a nuove iniziative rispetto a un anno fa. Sono molto aiutati dalla nuova sensibilità green dei consumatori che è stata attivata dai recenti provvedimenti dell'Unione Europea, e questo appunto aiuta chi produce nuovo o perché ovviamente hanno prestazioni energetiche, trattasi di immobili con prestazioni energetiche molto migliori. Il mercato di sostituzione, che aveva tirato fortemente la volata post-Covid nel 21 e nel 22, comincia ad avere un po' il fiato corto. Tuttavia rimangono due grandi fattori molto 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 importanti per Milano. Il primo è il rientro dei cervelli, che impatta sul mercato in due modi. In un primo momento, quando arrivano queste persone sul mercato della locazione, e in un secondo momento quando capiscono che possono raddoppiare la durata dei loro benefici fiscali se acquistano un immobile sul mercato della compravendita. Milano è particolarmente fortunata perché è la città che credo ne attrae di più di questi soggetti, in quanto è l'unica città, non l'unica, ma sicuramente la città forse più internazionale che c'è in Italia, e per questo motivo attrae tutti questi soggetti che arrivando a Milano trasformano anche la città, perché si portano dietro i ristoranti, i servizi, tutte le cose a cui loro sono abituati, contribuendo molto al cambiamento proprio della città. Il secondo aspetto diciamo che aiuta la forza della domanda di immobili di pregio a Milano rimane l'evento Milano Cortina 2026, che comunque è un pivot per tutti gli investimenti collegati a questo evento. Un po' Milano Cortina 2026 sta facendo quello che Expo aveva fatto nel 2015, catalizzando investitori grandi e piccoli sulla città di Milano. Difficile, come diceva sia Luca che Chiara, fare previsioni, perché le variabili esogene sono veramente tante, anche quelle geopolitiche. Tuttavia crediamo che il 2023 sia per il mercato residenziale di pregio a Milano ancora un anno molto tranquillo, con prezzi in leggera crescita o comunque che tengono, forse con un numero di transazioni un pelo più basso rispetto al 2022. Grazie mille. Grazie Roberto. E Marco, e per quanto riguarda il mercato della locazione, che cosa avete riscontrato? Grazie Chiara, e nuovamente buongiorno a tutti. Il mercato della locazione in questo semestre registra un ulteriore significativo balzo in avanti dal punto di vista della necessità di modernizzazione del mondo degli affitti e dunque al contempo l'aumento della frattura tra quelle che sono le locazioni classiche di lunga durata e quelle che sono le locazioni di media e di breve durata. Il fenomeno va osservato principalmente da due punti di vista, principalmente dalla prospettiva del locatore, che sono il punto di vista delle opportunità e il punto di vista delle possibilità dettate dalle attuali normative in materia. Osservando il tema delle opportunità, sicuramente i rendimenti sono punto fondamentale, elemento fondamentale che spinge ormai sempre più locatori a propendere verso le locazioni di breve e media durata. I rendimenti sono nettamente superiori rispetto alle locazioni classiche,
e dà la possibilità di avere dei tempi di ingaggio e dei tempi di ingresso, dunque dei tempi di uscita degli inquilini molto più rapidi e molto più moderni. Dal punto di vista della normativa invece la parola chiave è flessibilità che appunto le locazioni di media e breve durata sono in grado di garantire a locatore conduttore rispetto alla locazione classica ancora imbrigliata in una normativa del 98 che evidentemente trova ormai pochi punti di contatto con le attuali necessità. Quali sono gli effetti sul mercato? Gli effetti sul mercato sono evidenti, mentre da un punto di vista di mercato classico della locazione registriamo una scarsa disponibilità di appartamenti, proprio perché gran parte di queste unità sono state destinate all'altra tipologia di mercato. L'effetto lato conduttore è un effetto di scarsità, quindi chi cerca un immobile in locazione oggi a Milano fa veramente fatica, per una lunga durata fa veramente molta fatica, e un conseguente aumento dei canoni di locazione. Dall'altra parte, sulla locazione di medio e breve termine, aumenta la disponibilità di immobili, si stabilizzano sensibilmente i canoni di locazione, diciamo i rate per questa tipologia di appartamenti, rimane comunque molto molto alta la disponibilità di prodotto. Da notare come anche effettivamente l'ultimo baluardo sia pressoché crollato, mi riferisco alla cedolare secca che con il moto inflattivo ha portato diversi locatori a riconsiderare canoni in regime fiscale ordinario rispetto appunto alla cedolare secca, proprio grazie alla possibilità di aumenti Istat che oggi hanno un valore rispetto ai canoni di locazione negoziati. Quindi ritengo sia assolutamente necessario un profondo ripensamento di quella che è la normativa attuale, che non va più incontro alle necessità né di locatore né di conduttore, quindi è una norma che non trova riscontro nelle necessità delle parti coinvolte nella locazione, e probabilmente per il futuro dovremo cominciare a pensare al medio termine, che è la terza categoria di locazioni rispetto al lungo e il breve periodo oggi tanto decantate, che probabilmente saranno le locazioni del futuro. Per medio termine mi riferisco a locazioni da 6 a 18 mesi che oggi trovano campo di applicazione solo nei contratti di natura transitoria con le loro complicazioni conseguenti. Probabilmente queste saranno le tipologie di contratto del futuro, anche riallacciandomi a quello che diceva Roberto del rientro in Italia, del rientro dei cervelli in Italia, che spesso optano per questa tipologia di locazioni come primo punto di attracco in città. Grazie. Mi sembra che siano usciti temi molto interessanti, oltre al sentiment di mercato che in qualche modo ci lascia un po' sospesi, e per questo vedremo le analisi del secondo semestre, insomma, in che direzione ci porteranno. Mi pare, dicevo, che siano emersi temi molto interessanti, da soprattutto forse lato locazione, che è stato in questi anni un segmento un po' più fluido, che ha accelerato, che ha adesso trovato scarsità nella ripresa della concorrenza dell'extra ricettivo. Quindi anche questo è un tema che in effetti è all'attenzione del legislatore. I comuni stanno provando a mettere qualche tipo di barriera, perché si sottrae, oltre che al mercato di pregio, si sottrae banalmente spazio ai residenti ordinari. Quindi di fatto c'è anche un tema di spopolamento, di espulsione e spopolamento della città dai residenti ordinari di qualsiasi fascia di mercato. Interessante anche il tema di cui parlava Roberto sulla sensibilità green, assolutamente interessante, assolutamente attuale, e credo che ogni, soprattutto a Milano, ma insomma in prospettiva, nessuno sviluppatore possa più pensare di mettere sul mercato un prodotto che non abbia questo tipo di caratteristiche. La sensibilità anche dopo il Covid, con la convivenza forzata in casa, sono la fiammata inflattiva, il costo delle bollette, delle materie prime, hanno avvicinato questa sensibilità a tutti noi, di fatto. E da ultimo, ma non per importanza, il tema di cui parlava Marco, di una normativa che forse non è più attuale, e in effetti il feedback non può che venire dal mercato, cioè le esigenze non possono che venire dal basso, e io credo davvero che sia importante che il legislatore ragioni su questo tema, perché andrebbe incontro alle esigenze sia degli inquilini potenziali, che non trovano invece una forma contrattuale adatta alle esigenze
del mercato del lavoro o delle nuove esigenze dello smart working, per cui si può andare a lavorare per un mese in un'altra città, ma anche dei proprietari che in questo modo faticano, per cui di fatto è il classico esempio di normativa che ingessa in qualche modo il mercato. Sono emersi temi molto interessanti e grazie per la vostra attenzione, e noi tutti insieme vi rimandiamo alla prossima release dell'Osservatorio sul mercato di pregio Milano-Roma per il semestre H1 2023, che sarà il prossimo settembre. Grazie a tutti.